Gianni Colacione, 5 marzo 2016, in strada in Via Alba Longa con l'assessore alla mobilità del 7 municipio Francesco Morgia. Siamo qui perché oggi è il periodo di cessazione della sperimentazione di una viabilità qui a Via Alba Longa, una zona particolare. Ecco, ci spiega l'assessore Morgia il problema qual era e come si è affrontato. All'inizio di questa consigliatura in via Alba Longa insistevano due problematiche. Uno, i residui, diciamo, di un parcheggio interrato che non aveva avuto il suo esito finale, ma i cantieri rimanevano e quindi impedivano quella che era una circolazione normale, e soprattutto degradavano la situazione con i cittadini che erano abbastanza, come dire, irritati di questo cantiere perenne che non veniva smantellato. Noi siamo riusciti a smantellarlo, a concludere in senso, diciamo, propositivo il cantiere, togliendolo, poiché il PUP non si è più realizzato, e dopo abbiamo affrontato quello che è il tema del tratto di Via Alba Longa, il primo tratto da Piazza Re di Roma fino alla prima intersezione, che era quello della sosta selvaggia che ha impedito più di una volta, tante sono le denunce anche dell'azienda dei trasporti romani, il passaggio del trasporto pubblico. Insieme al comandante della polizia locale, al comandante generale della polizia di Roma Capitale e l'agenzia della mobilità, con la presidente Fantino abbiamo richiesto uno studio che ci permettesse una struttura viaria che potesse scongiurare questo tipo di problematica. L'Agenzia della Mobilità il concorso degli uffici municipali ha sviluppato questo tipo di sistemazione provvisoria con il New Jersey, che ha dato un esito positivo a parere di tutti, sia della Polizia Municipale sia degli uffici dell'Agenzia. Questo è comprovato dal fatto che non c'è stato più un'interruzione di pubblico servizio, per cui noi confidiamo che al più presto, ora purtroppo siamo alla fine di questa esperienza amministrativa, si possa andare al progetto definitivo che è stato già realizzato dall'Agenzia della Mobilità, in modo che questa sistemazione che vediamo con i New Jersey possa diventare definitiva, con dei manufatti stradali che rendono permanente, di fatto in maniera costrittiva, non permettono la doppia sosta, anche perché la carreggiata è sufficiente al deflusso e allo scorrimento del traffico anche dei mezzi grandi come quelli pubblici, come i bus, però non permette la doppia sosta. Credo che a parere di tutti questa sia una soluzione vantaggiosa per l'interesse collettivo, e questo sarà realizzato, mi auguro, il più breve tempo possibile, magari all'inizio della prossima esperienza. Bene, poi peraltro con questa soluzione si è praticamente acquistato, tra virgolette, anche un parcheggio per i motocicli. Questa cosa verrebbe conservata? Sicuramente sì. Nel progetto questa era una delle esigenze, perché è chiaro che qui ci sono delle attività economiche attrattive e che noi non vogliamo certamente penalizzare, pur soprattutto fatta per i giovani. E questa sistemazione dei ciclomotori permette, come vediamo anche stamattina, una fruizione che altrimenti sarebbero, diciamo, impropriamente parcheggiati sui marciapiedi, e credo che complessivamente migliori il decoro di questo tratto di Via Alba Longa. Perfetto, un'ultima cosa, lei come assessore alla mobilità, giusto per doveri di cronaca, come mai il PUP non venne poi completato? Il PUP non venne completato perché la vicenda delle aziende che avevano nelle precedenti consigliature i diritti per fare i PUP
a Roma è abbastanza, come dire, controversa. Tante di queste aziende sono fallite, non hanno avuto, diciamo, la robustezza economica per portare avanti questi progetti. Il caso di Via Albalonga è uno di questi. La cosa insopportabile era che nel momento in cui nella vecchia consigliatura si era accertato questo, non si era stati conseguenti fino alla fine per togliere il cantiere esistente. Grazie all'assessore Francesco Morgia.